E ciao a tutti ragazzi, sono Spider-Oak, bentornati su Until Dawn. Finalmente eccoci qua, ragazzi. So che stiamo trascorrendo ultimamente nel mio canale solamente questi tipi di video qua, ma voglio cercare proprio di finirla più presto possibile, ragazzi, e ricominciare su Dragon Ball Xenoverse 2. E poi ho acquistato anche GTA 5 a farci qualche gameplay. Quindi ragazzi, volevo fare un video di collaborazione con un mio carissimo amico che lo saluto, ciao Elio. E quindi presto ci sarà anche dei video in collaborazione con il mio amico. Se non lo conoscete, ragazzi, vi lascio il link in descrizione. E andate a visitare il suo canale, che è un bravo YouTuber che si sta impegnando moltissimo a portare dei nuovi contenuti. Infatti, ragazzi, vi consiglio di iscrivervi al suo canale, va bene? Quindi, ragazzi, ricominciamo con la storia. Quindi andiamo su Continua. Ok, allora eravamo rimasti qua. Allora ragazzi, adesso che mi ricordo, nel primo episodio di Until Dawn, praticamente io, quello lì mi voleva salvare, non mi voleva uccidere. Lui stava praticamente distruggendo questi maledetti mostri. Mamma mia, povere ragazze, ragazzi, sono spaventate per niente, però sai. Allora, dove dobbiamo andare? Adesso non mi ricordo. Allora, eravamo qua. Sì. Qua ci sono altri indizi, vediamo cos'è. Ok, Billis Bates. Squadra istruttrice Northwest Mines, Alberta. Ehi, Billy, sono stata benissimo. Vieni a trovarmi se passi da Calgary. Loretta. Ok. Ah, cos'è questo? Miniera di Blackwood. Questa area della miniera ha subito di recente il controllo strutturale contro. Ok, va bene. Non so quanto dura questo scintilla. Qualcosa in mano, raga, non mi ricordo come si chiama. Ah, ce l'ha pure dietro. Cosa diamine è questo? Ok. Vediamo se c'è qualche altro indizio qui. No, qua non c'è niente. Ragazzi, questo gioco è qualcosa di fenomenale. Molto molto bello. Chi non l'ha giocato, ve lo consiglio. Giocatelo perché è molto bello. Cosa diamo in cielo? Ho visto qualcosa muoversi, boh. Ok, vediamo Deve se. essere questa la strada. Ha fatto cagare sotto. No! Scusate. Sono cagato sotto. Eccole. Che cazzo è un mostro? È un mostro! Vai a destra o a sinistra? Vai a destra, vai! Mamma mia! Oh, sto morendo io! Di paura! Vai, vai, vai! Mamma mia! Oh, sono cagato sotto! Mamma mia. Oh merda. Fermo. Ma io mi sono fermato, dannazione. Fare morire a Emily, eh? Vai, 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 scappa.
Vai, 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 corri. Corri, corri, resta su, resta su, resta su. Oh merda. Mamma mia, potevo pure morire. Oh, non sono più concentrato come prima. Mamma mia. Oh, no, 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 ti prego non morire. Vai, vai, vai. Shh, non ti muovere, fermati. Mamma mia, ragazzi. Io mi sto cagando sotto. Mamma mia, che cavolo è quello? Porca miseria. E ora? Scappa, mamma mia. Vai, corri, scappa, via. Oh, che c'è? Merda, che c'è adesso? Mike. Fatemi entrare, fatemi entrare! Facciamola entrare. Vai, vai, correte, veloce, veloce, veloce. Chiudi la porta, oddio, chiudi la porta! Emma, stai mamma bene? Mia. Credevo, ce l'avrei fatta! Urlavi a squarciagola! Come stai, Daria? C'era qualcosa! Dov'è, Matt? Dai, vieni a sedere! C'è qualcosa Mi là fuori! Separati. Un mostro, è un cosa? Mostro! Stai bene? Aspetta un mostro. Mamma mia, ragazzi, mi sono veramente... Cioè... Mamma mia, non riesco proprio a credere, sono proprio spaventato. Ok, confuso, via. Che stai dicendo? Ho detto che c'è qualcosa là ma fuori. Ma cosa? Calmati, era Josh, ha fatto tutto. No, 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 ascoltatemi. Non l'abbiamo legato, non può farti niente. No, era dietro di me e non era umano. Aspetta. Cosa è successo? Spieghiamo. Puoi dirci che cosa è successo? Ci sto provando. Stavamo scalando la torre quando è crollata, tutta la torre è crollata dritta nelle miniere. Ehi, ehi, quali miniere? Ci sono quelle gallerie dappertutto, passano sotto ogni cosa. Quando la torre è crollata siamo finiti là sotto. Non capisco, la torre è crollata. Come è crollata? Stavo camminando là sotto, nelle gallerie, era buio e ho trovato questa cosa. Era la testa di Beth. Aspetta, cosa? La testa di Beth, l'ho trovata. Oh mio Dio. Ma che cazzo? Dici sul serio? Sì, che sono seria! Credo siano cadute là sotto. Oh, porca troia. Ma la cosa peggiore è che penso che Anna non sia morta per la caduta, non subito. Cosa? Cosa vuoi dire? Non so, sembra che sia rimasta là sotto, morendo di fame per settimane, mentre noi eravamo tutti quassù a cercarla senza sapere. Oh, Gesù, ma è orribile. Ascoltatemi, nella torre c'era una radio e sono riuscita a parlare con qualcuno, però poi è crollato tutto. Em, sei viva? Oddio, sì, Mike! Grazie. Dov'è Matt? Stiamo cercando di capire. Ha anche parlato di un mostro che l'avrebbe inseguita. È davvero scossa. Emily? Ehi, Em? Oh. Ok, che è quest'altro? Josh? Jess? Non è Jess. Allora, chi è? Non lo so, dovremmo controllare. Sono con te. Bene. Ok, fino adesso siamo in 5, ragazzi. Quindi devo cercare di salvare tutte e 5. Mamma mia, ci è mancato un pelo che Emily fosse tritata da quell'affare. Mamma mia, oh, ragazzi. Che cavolo è? Ah, è quel tizio lì. Io tengo la porta, sì. Ok. Apro la porta. Ci sei? Pronto? Ehi, fallo e basta, non ci sarà più nessuno. Se vuoi tengo io la pistola. No, no, no. Facciamo così, io penso alla pistola, tu alla porta. E voilà. Merda. Fermo lì. Non ti muovere. Fermo. Ah,
Va bene, va bene. Porca miseria, sono proprio dei dilettanti. Ok, e adesso calmatevi. Ora andate là. Muovetevi. Devo dirvi qualcosa di importante. Mamma mia, ecco. Sono qui per dirvi con cosa avete a che fare su questa montagna. Non sareste mai dovuti tornare. Non vi capisco dopo ciò che è accaduto l'anno scorso. Vuoi dire con Anna e Beth? Come fai a saperlo se non c'entri? O ne sei responsabile? Datevi una calmata. Non mi piace vedere voi ragazzini venire qui sulla mia montagna. La tua? Credo che gli Washington avrebbero da obiettare. È vero. Questa montagna non mi appartiene. Ma non è neppure degli Washington. Bene. Questa montagna appartiene al Wendigo. A chi? Di cosa stai parlando? Cosa sarebbe un Wendigo? Ascoltiamolo. Non che abbiamo altra scelta. Allora ve lo dirò una volta sola. E non mi importa che ci crediate o meno. Però ho i miei motivi per togliervi questo peso. Visto? L'avevo detto. C'entra qualcosa. Ne sono certo. Shh, zitto, Mike. C'è una maledizione che riguarda queste montagne. Se un uomo o una donna commettono atti di cannibalismo in queste foreste, lo spirito del Wendigo si scatenerà. Oh, cazzo. Come Jess. Dovete trovare un luogo sicuro. Il seminterrato. Ok, scendete là sotto tutti e aspettate. Cosa? Perché? Fino a quando? Fino all'alba. Ragazzi, ho lasciato Josh quando ho sentito urlare. Dove l'hai lasciato? Nel capanno. Ah, il vostro amico ormai è morto. No, no, eravamo con lui poco fa. Su questa montagna le cose accadono rapidamente. No, mamma mia. Vado a prenderlo. Non puoi andare là fuori. Dovrei essere il suo miglior amico e gli ho voltato le spalle. No, la colpa è sua, lui ci ha voltato le spalle. Non importa, vado a prenderlo. Allora verrò con te. Non mi serve il tuo aiuto. Andare da solo è un suicidio. Bene. Voi altri, scendete nel seminterrato, al sicuro. E non uscite fino al nostro ritorno. Sembra che tu non capisca la gravità della situazione. Beh, sto andando a salvare Josh, no? No, io sto andando a salvarlo. Tu mi aiuterai, mi hai capito? Bene. D'accordo, va bene. Devi seguirmi e fare tutto ciò che dico. Uff, mamma mia ragazzi, spero che non succeda nulla adesso a questo tizio, perché c'è un lanciafiamme che sarà molto molto utile contro questi benedetti mostri. Punta questa parte contro quello che vuoi uccidere. So come si usa un fucile, amico. No, non lo sai. Cosa? Che ne sai tu? Fidati, lo so. Ehi, torna da noi. Oh, il bacino. Dobbiamo sbrigarci. Vediamo presto. Senti, dimmi, tu sei esperto in queste cose. Cosa c'è da sapere? Devi stare attento e fare come dico io. Bene, seguiamolo questo tizio. Quindi, mamma mia, ragazzi. Quante volte devo sparare col fucile per ammazzarne uno? Dovresti sparare davvero un sacco. Cioè, non riuscirei a ucciderlo. Esatto, ma lo rallenteresti. Allora, come lo uccidi? Il fuoco non gli piace. Non piace neanche a me. Lo temono. È in grado di ucciderli se serve. La loro pelle è come... è come una corazza. Mamma mia. Che non la bruci. Che schifo. Ok ragazzi, la scena di prima è stata veramente forte. Quindi sono folli e imprevedibili o state attento se hai giocato questo tipo di gioco. Seguono determinati schemi come un animale o un umano. Cioè hanno tipo degli orari. Cacciano solo di notte. Oh. Mamma mia. Non gliel'ho chiesto.
sui Wendigo? Dico che se mi strofino aglio addosso non sentono più il mio odore. Lo sentono lo stesso. Niente del genere. Non ti possono vedere. Se resti immobile. Sono come i rossi. La loro vista si basa sui movimenti nel loro campo visivo. Quindi finché non mi muovo, rimango invisibile. Sì. Però ti sconsiglio di